Ciao, oggi cercherò di raggiungere i laghi della Muta e come si può vedere il tempo non è male e infatti come hanno detto le previsioni per tutta la giornata dovrebbe essere variabile. Ci affidiamo? Eccoci, allora il tempo inizia a migliorare, sono le 8 di mattina e come possiamo vedere c'è abbastanza foschia. Speriamo che queste nuvole qua sopra se ne vadano. Arrivato a un tratto di strada, ecco che inizia a piovigginare. Purtroppo oggi le condizioni atmosferiche non sono le migliori per ammirare tutto il panorama. Siamo qua vicini adesso alla cascatella, poi proseguiremo di nuovo per arrivare ai laghi. C'è ancora un po' qua dietro di nubi, un po' di foschia che si muove, però se si muove è un buon segno perché significa che c'è un venticello e quindi non pioverà. Allora, beh, io direi di andare ai Milchsee. Questo è il momento difficile dell'avventura, dovremmo arrampicarci su questo pendio. Ecco, adesso io cerco di andarla sopra, va bene? Yeah. Ecco, adesso c'è la seconda parte. Bene, sì, siamo presto arrivati. Come possiamo vedere la nebbia è fittissima, si vede a stento la mia faccia, immagino, e ora praticamente faremo il pezzo che va qua dietro. Qua dietro c'è il lago. Sembra la nebbiolina che fuoriesce dal terreno in presenza di un vulcano, una sorta di zolfo. La gente si avventura attraverso e le trasmesse e anche attraverso i passaggi come noi e possiamo ammirare ora. Arriva un vento, il cinghiale sta volando via. Ora che è appena passato una ventata micidiale che ha schiarito bene la vallata, vediamo che ora nel frattempo sta tornando la nebbia. Quindi, ecco, si vede laggiù, guardate presto, lì c'è una specie di conca come si può vedere. 8, 9. Siamo in prossimità di il primo degli 8 laghi. Andiamo a raggiungere là. Buonissimo. Ecco, allora siamo arrivati al primo dei tanti laghi, come possiamo vedere. Peccato che sia rovinata la vista dalla nebbia. Adesso andiamo a vedere gli altri, sperando che magari qui passi un po' di vento o meglio che se ne vada via la foschia, perché sono proprio stufo di stare qua al freddo. Andiamo a mangiare. Ok, questo qui come vediamo è il secondo lago, non è fantastico, però insomma fa anche la sua parte in questa vallata dove io sono capitato, non per sbaglio ma forse per errore. Inizia ad essere ancora più brutta la giornata, per cui sarà il caso di lasciare la ricerca più avanti e andare a vedere un posto rifugio. È il caso di mangiare e bere qualcosa di più. Eccoci arrivati. Anche. Ecco, siamo qui arrivati, adesso arriverà un bel piatto di cannelli e stasera ho intenzione di farmi uno spezzatino di caprone con i cannelli. Quello è da fare assolutamente. La stanza in cui dormiremo stasera è una stanza abbastanza grande. Io dormirò qua. Bene, non va là.
Siamo sicuri che ci sia l'acqua calda? Prendi. È fredda, non ce la fai. Praticamente questo è chiamato Lago Lungo, praticamente perché è anche il lago più grande, e adesso vediamolo.